Un format collaudato, siamo alla nona edizione, diventato di successo grazie alla stretta collaborazione con le aziende del territorio e le multinazionali che credono nel valore delle persone e del fare impresa unendo creatività, valori ed economia. In una sola parola, innovazioni, evento di Confindustria Chieti Pescara spalmato in due giorni, coinvolti gruppi di studenti universitari che si sfidano nella gara di idee Innovation Hackathon, ma anche imprese, start-up e spin-off universitari che presentano i loro progetti innovativi al contest Campioni di Innovazioni e naturalmente grandi imprenditori, divulgatori scientifici, visionari e testimonial d'eccezione che si confrontano sui grandi temi dell'innovazione del presente e del futuro. Sentiamo in sequenza Lino Livastri, referente Confindustria Innovation Hackathon, e Cristiano Fino, coordinatore del progetto Innovazioni. Come stanno rispondendo e come hanno risposto i giovani a questa vostra chiamata? Beh, in maniera entusiastica, perché abbiamo ovviamente ricevuto, abbiamo riempito le sale e i tavoli che avevamo previsto con i giovani che avevamo individuato, attraverso la collaborazione con le università. Quindi con noi hanno collaborato l'Università d'Annunzio, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università dell'Aquila e la LUIS di Roma. Un'esperienza importante per tutti questi ragazzi, ma c'è anche una gara, no? Quest'anno abbiamo avuto veramente tantissimi progetti, ben 71 progetti candidati, di cui abbiamo fatto arrivare in finale soltanto 24, chiaramente per motivi legati al regolamento, 24 progetti che verranno presentati questo pomeriggio a partire dalle ore 14.30 e che poi domani verranno premiati al termine della giornata insieme alle squadre che vinceranno per l'Innovation Hackathon. I settori sono molto molto orizzontali, quindi c'è una grande varietà, quindi per esempio passiamo dalla sanità all'ICT, addirittura abbiamo droni, abbiamo l'aerospace, quindi ci saranno progetti che riguardano i viaggi nello spazio e poi anche tutto ciò che riguarda la sostenibilità. Infine il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, si sofferma su un aspetto nuovo che va a potenziare l'iniziativa. L'abbiamo fatto portando qui all'Aurum anche la ricerca pura, e quando dico ricerca pura intendo dire che abbiamo rappresentanti del CERN di Ginevra con i quali potremo discutere di innovazioni, ma anche per quanto riguarda la ricerca pura avremo testimonianze da parte del laboratorio del Gran Sasso, in particolare del direttore del laboratorio del Gran Sasso, e tutto questo anche supportato da altri testimoni altrettanto importanti del campo delle aziende, ma anche di chi fa ICT nel mondo, perché abbiamo testimonianze importanti con le quali potremo, come dire, avere un confronto per capire dove sta andando l'innovazione.